Buonasera, benvenuti tutti quanti. Follow Trend di lunedì, prima settimana in cui ci sono due live settimanali di Follow 3. Benvenuti quelli che sono arrivati. Ciao veterano, benvenuto. Avvio subito Follow 3 così non ci prendiamo inconvenevoli. Ho avviato un pochino prima la live rispetto all'orario programmato perché non voglio fare troppo tardi. Molto semplicemente quello è il motivo. Bene, fatemi avviare Follow 3. Bisogna veramente iniziare a accelerare con questa serie che stiamo andando avanti da troppo tempo. Allora, vedete anche voi, quindi perfetto. L'ultima volta che ho salvato è questa. Allora, fatemi anche mettere la chat a schermo. Perfetto. Si sta avviando. Ciao Samlax, benvenuto. Gianni Morandi anche a te. Per il problema dell'avvio di Flow 3 penso che sia un problema comune comunque. Non ti so dire su due piedi quale sia la soluzione, ma perché non mi ricordo nemmeno io come l'ho risolto. Comunque penso che sia un problema abbastanza comune alle persone. Quando si avvia Flow 3 non si avvia. Quindi su internet dovresti trovare qualcosa, credo. A meno che non c'è nessuno su Discord che ti può aiutare comunque. Benvenuti tutti quanti, comunque stavo dicendo, sempre di Flow 3. Eravamo rimasti a Raven Rock, qui siamo nella base dell'enclave dopo che ci hanno catturati. Ho detto qualcosa, è un problema generale, ok, immaginavo, anzi me lo ricordo che qui c'è tutta la nostra roba, ottimo, mettiamocela subito addosso. Ma sbaglio che metto la skin di Pip Boy, non ho messo questo. Non cambia più. Ok. Strano. Comunque, direi di impostarci il fucile a triplo raggio. Quante munizioni usa il fucile a triplo raggio? Perché non ci ho fatto caso l'ultima live. Ne usa 3. Ok, ne usa 3 alla volta. Allora eviterei di usarlo se consuma troppe munizioni. C'è il blaster in metallo che ne utilizza solo uno e fa 53. Quindi magari il blaster in metallo è meglio. Fucile Pavasa potevo anche lasciarlo. Quando siamo arrivati a la base dell'enclave. Dopo il voto 87 abbiamo recuperato il Gek, ce l'hanno rubato i tipi dell'enclave. E in realtà siamo quasi vicini al finale, in realtà. Se andiamo dritti e non ci perdiamo troppo inconvenevoli, arriviamo dritto al finale della main quest. Poi si proseguirà ovviamente con i DLC, con l'endgame, però la main quest è fatta praticamente. Allora, io direi di andare avanti col blaster in metallo. Andare avanti col blaster in metallo. Non soltanto perché non ho potuto giocare. Allora, se vuoi vederti degli spoiler, se no, evita di guardarti la live. Non so se vuoi giocartelo senza spoiler. Aspetta, dovresti essere in cella, non andrai da nessuna parte. Nella sala di fianco c'è un plotone di guardie. Appena mi metterò in contatto con loro, tu tornerai nella tua cella. In orizzontale, se necessario. Ma sì, tanto sto ancora giocando Fallout 2, ok. Diamoci la calmata, dovrei essere qui, in realtà sì, perché Eden ci ha fatto passare. Mi sarò dimenticato tutto, allora. Con quale autorizzazione? Non ricordo di aver detto niente in proposito. Dovresti essere in una cella di contenimento. Presidente, mi vuole parlare nel suo ufficio, che è vero. Cosa? Nessuno può vedere il presidente, salvo il colonnello Autumn. Stai lì mentre controllo questa cosa. Controlla, controlla, io aspetto. Signor Presidente, non vorrei disturbare. Qui è il luogotenente Williams. Qui c'è un individuo non autorizzato che dice di doverle parlare. Mi sorprende sentirti, luogotenente. Non ti ho mai autorizzato a contattarmi direttamente. Sì, signore, mi dispiace. Io sembrava anomalo. Mi scuso. Scuse accettate, luogotenente. Ho dato istruzioni all'ospite affinché raggiungesse la sala controlli. Nessuna domanda, nessuna interruzione, capito? Capisco, signore. Mi scuso ancora per l'interruzione. Bene. Lascia passare questo ospite e fai rapporto ai tuoi superiori per il riassegnamento, Che riassegnamento luogotenente. addirittura. Ora. Sì, signore. Ciao. Ciao. Forse è meglio se te ne vai. Scusa per la interruzione. Sì.
Ti lascio al tuo dovere. Allora, qui non c'è altro da prendere. No, non c'è altro da prendere. Io direi. Me ne vado. Attenzione a tutto il personale di Raven Rock. Parla il Salve. presidente. Ho invitato il nostro ospite proveniente dal Vault 101 nel mio ufficio. Oh, Non impedire i suoi progressi. Grazie per ho detto di non farmi niente, sei pezzo di merda. Ok. Non avevo ancora attivato il trigger del. Ma questo è scappato, nessuno dice nulla, vabbè. Manny. No, non è Benny, come si chiama? Nathan. Nathan, sì, non Manny. È però sempre Vargas è di cognome fa. Manny di New Vegas. Allora, siamo nel settore. Ciao. Ciao. Siamo nel settore 3A in questo momento. Fatto finire il fronte rosso in 2 settimane. Se devi incontrare il presidente, fallo. Lasciami in pace. Oddio, Nathan! Beh. Fronte mi sono bloccato perché devo riparare il filtro dell'area Broken Hills. Perché come entro esplodo il gas. Broken Hills. Ah sì, che perdi danno. Io l'ho fatto di corsa. In teoria dovresti avere l'armatura atomica. E non subisci danno, se non sbaglio. Perché subisci danno a. Subisce un dot, subisce un damage over time. Perché c'è l'aria. Il gas. Ma è uno scarafaggio quello che ho sentito? Sì. C'è uno scarafaggio. Che cazzo? Salve. Qui è il 2A. Sono molto intelligenti questi, mi sembra di vedere comunque. Fatemi un attimo, prima di andare al 2A, fatemi vedere il 2B. Scusate, Vorrei avere un contatto qui, sto controllando. Possibile bersaglio nelle eh. Eh vicinanze. sì, c'è uno scarafaggio sotto di te. Andiamo al 2. Al, no, al 3B. Giusto? 3B. È accesso al 2A, c'è anche in realtà. Vedere la mappa. Attenzione, parla il colonnello Autumn. Ignorare il precedente Ciao. ordine del presidente. Sparare a vista sul prigioniero del Vault 101. Ripeto, sparare a vista. Questo è un ordine. Minaccia agganciata. Signori. Pezzo di merda di Autumn. Ok, però non mi ha sentito nessun altro. Interessante che Autumn possa sovrascrivere gli ordini del presidente. Prendi queste. Allora. Prendiamo l'armatura atomica, poi la ripariamo con le altre. Poi anch'io sono con una T51B invernale, quindi sono abbastanza resistente. Oh, salve! In realtà sono abbastanza semplici da uccidere, anzi. Praticamente li one shotto. Le mie orecchie. Questi. Che è questa? Questa base te la lascio molto volentieri. Direi che con la veste possiamo fare così. Elmo, elmo. Posso anche riparare. No, il mio vabbè che è indistruttibile la T51B invernale. Pacco di sigarette. Pacco di sigarette si prende, si vende. Tecnicamente è presente il comando supremo di tutte le forze armate. Gli soldati non dovrebbero disobbedire a un ordine del presidente. E il problema è che. Nessuno ha mai visto il presidente. Quindi è normale che ci sia un po' di. Sto cercando un termine esatto. Sfiducia nei suoi confronti.
si fidano più di del colonnello Oton, che vedono regolarmente. Ha senso anche come cosa. Tra l'altro questo è il motivo per cui Eden ha bisogno di noi per fare il suo lavoro, che Oton comanda in realtà i soldati dell'enclave, non lui. Qui c'è un po' di cibo. Sì, è un po' tipo come con la roba delle legioni, un po' quello successo con diciamo Giulio Cesare, anche se non c'era ancora l'impero all'epoca, però se avete capito che intendo. Un po' di cibo direi che si può mangiare. Concini, la bistecca di bramino, la carne. Peso ancora troppo, però. Tra l'altro ricordiamoci che qui c'è la bambolina dell'arma energia, ne arriviamo a 100, quindi va bene. Non ho lasciato le mani di Deathclaw, purtroppo, che pesano. Non abbiamo i companion dietro, quindi è un po' uno schifo. Allora, abbiamo roba da buttare. Abbiamo un po' di granate da utilizzare, in realtà. Potremmo utilizzare quelle. La pistola laser non mi serve. Usiamo un po' di granate. Perché siamo al chiuso, però. B, qui si accede al 2A, però non direttamente qui. Ok, qui c'è il livello 2. Allora esploriamo prima l'altra parte del livello 3. Lo salvo ogni tanto, venga il crash. Evitiamo. Vero, aspetta che c'è un tipo. Non l'ho preso, vero? Esplosivi! Impatto imminente. Ok. Direi che con fucile da combattimento. No, fucile da combattimento ha poche munizioni. Andiamo con il blaster sempre. Salve. È una matura testa, quindi sei più resistente. E uno. Fammi la matura testa immediatamente. Fucile al plasma sarebbe da prendere. Anche se la versione di New Vegas con i DLC è l'Ultimate Edition. Esatto. Esatto. Mettiamo l'elmo di Tesla. No, non posso ripararlo con... Che schifo. Allora butta questa, scusami. Il fucile al plasma non è male. Fucile al plasma non è male. Non ho fucile al plasma unici perché non ho preso quelli... Non ho preso quello di A321. Però ho un bel po' di munizioni da utilizzare. Uso sempre delle celle a microfusione, come il fucile laser. Ho trovato una chia a 3 euro e mi manca. Approfittane. Assolutamente. Ne vale assolutamente la pena, 3 euro. Prima con una magnum. Ok. Fuoco concentrato, gran bella abilità. Però adesso peso comunque troppo. Devo buttare qualcosa, se no non andiamo più avanti qua. Devo buttare qualcosa. Tipo... Che ho 19 rottami di ferro. E questi dovevo venderli a coso. Che palle. Mmm...
devo buttare il cibo, se no non ci faccio nulla. Scassinatore moderno non ha senso usarlo perché va venduto, perché non ce l'ho già al massimo. Stessa cosa per... No, pugilato illustrato no. Non sono al massimo di armi disarmato, quindi no, posso reggerlo. Disarmato 50, ok, perfetto. Leggiamo subito pugilato illustrato, ci do le due di peso. Usiamo le sacche di sangue e basta. Ho 9 stealth boy. Potrei utilizzarne uno così, giusto per... Tanto ne ho. Prendi solo le munizioni, direi. E fucile laser giusto per riparare le cose che abbiamo. Allora, fucile Vaser. E utilizziamo il blaster, abbiamo detto. Prendiamo il blaster. Grazie mille Lobux, grazie mille. Grazie a tutti quanti, benvenuti. Benvenuti. Ciao Domi, ciao Flor. Ciao, grazie per i raid, anzi. Benvenuti a tutti quanti i raiders. Ciao Xaro, ciao anche a te. Siamo nel bel mezzo del tentativo di fuga dalla base dell'enclave. In realtà prima dobbiamo incontrare il presidente Eden, quindi in realtà non manca moltissimo, come ho detto prima, alla fine della main quest. Sta andando bene, dai. Problema, soliti problemi di GDR di inventario pieno, ma ce la stiamo gestendo. Sto sfruttando Non ci anche... arriverai mai così. Sì, sto anche utilizzando Stealth Boy a caso, tanto ne ho tanti, così almeno peso di meno, ne consuma uno. Ciao. Forse è meglio se te ne vai. Scusa per la Questo qui è interruzione. stato appena cazzato da Eden, quindi è tranquillissimo. Probabilmente verrà riassegnato alla varicessi, come diceva anche Treno prima. Molto probabile. C'era però la zona dove c'erano i laboratori. Me la sto perdendo. Dove cavolo è finita? Ah, di qua. Credo. 3A, eccoci. Allora, io direi di risparmiare gli scienziati, tanto non ci In attaccano. ritirata, raggrupparsi! In ritirata! Ok, sfruttiamo l'abilità che abbiamo, braccio. Ah, fanculo, però non si è girato. Tipi asprecati. Devo immaginarmelo. Questi qui, i soldati semplici sono abbastanza scarsi, si fanno fuori abbastanza facilmente. No, il fucile Vaser. Perfetto. Tanto molto simpatica la storia del fucile Vaser, che è un fucile laser che apparteneva a un bambino con difetti di pronuncia, quindi per quello si chiama così il fucile. Prendi anche il fucile al plasma, prendi anche il fucile al plasma. Prendi tutto. Prepara il fucile al plasma. Armatura Tesla, sì, assolutamente. Elmo di Tesla, perfetto. Vediamo un attimo che abbiamo qui intorno. Niente, niente. Acqua purificata, forcina, sacche di sangue e steam, perché siamo di nuovo pieni. Il problema è che abbiamo 19 rottami di ferro. 19 rottami di ferro, ma ci servono. Ci servono. Servono assolutamente. Possiamo anche lasciare sta roba. Celle si prendono che non pesano nulla. Lasciare le sacche di sangue, tanto non è che curano così tanto. Rottami. 12 tappi gratuiti. Cosa cambia? Assolutamente nulla, ma nel mondo del Fallout basta che metti un nome sgrammaticato per aumentare l'efficacia del... Sì, ma è una cosa simpatica. In ritirata. Ritirata
Questi sono gli scienziati. Appunto, secondo me non dovevano aumentargli le statistiche all'arma. Doveva essere un fucile laser qualsiasi, solo con un nome diverso. Per me. Poi capisco che è un'arma unica, quindi di solito le armi uniche hanno statistiche uniche. Però secondo me doveva appunto essere solo un nome diverso al fucile. Qui c'è un bel armadietti. Un po' di bei armadietti. Pacco di sigarette ancora. Le sigarette valgono un bel po', vanno prese. Bene. Bene. Potrei buttare le mine. Tanto non le uso. Mina frammentazione. La mina al plasma. Tanto non le uso. Liberiamo un pochino di spazio. Utilizziamo un po' di granate, come detto. Così sfruttiamo meglio il nostro inventario, direi. Che abbiamo visto tutto. Livello 2. Qui abbiamo altri scienziati. Oh! Che è quello il Reaper? Oh merda. Provaci sopra. Oddio, ha una granata pure lui. Ok, andato. Bene. Salve. Direi tutti quanti in testa. Non ho capito che è successo in quel secondo. Bene. Bene. Un iBot simpatico con dei tubi nel sedere. Ok. Fucile al plasma si prende, abbiamo detto. Anche l'armatura in realtà. Quindi ripariamo quello che abbiamo. L'armatura Tesla e l'elmo di Tesla. Perfetto. Qui che abbiamo un pacco di sigarette. L'unica cosa di Fallout è che ci sono tutte quante le droghe che puoi usare, però non puoi fumare. Cioè, potevano, che ne so, col fumo aumentare i punti azione. In realtà no, sarebbe il contrario. Potrebbe dare dei manus all'agilità. No, non è vero. Dovrebbe aumentare forse la concentrazione. Però dovrebbe abbassare in teoria anche la salute. Abbassa la costituzione, aumenta l'agilità. Ci può stare in realtà. Abbassa la costituzione. Oppure ti togli direttamente dei punti vita. È un peccato che non ci sia sta cosa. Armadietto. Altro pacco di sigarette. Ma poi fumano un sacco qua dentro questo bunker, mi sembra di vedere. Questo non l'ho lottato, vero? Oh sì? Sì, l'ho lottato. Andiamo sotto. Questo è un pezzo di Cerebrobot. Ok. Ciao Eden. Non mi segue, ho gli occhi. Qui che abbiamo? Dei gruppi manometro, ma che mi servono? Rottami di ferro. Questi invece servono. Puoi fumarti la merda di bramino, ma non i 300 pacchi di sigarette che trovi. Esatto. Esatto. Puoi letteralmente fumarti la merda di bramino, ma non le sigarette. Però non hanno l'acqua pura loro, eh. Andiamo al settore 2A. Sì, ho cominciato un po' prima che voglio finire anche prima. Comunque, benvenuto Shinkim. Avevo avvisato su Discord, ma l'ho avvisato con un po' poco preavviso. Tanto abbiamo fatto quasi nulla, benvenuto comunque. Abbiamo appena cominciato l'esplorazione della base dell'enclave. Oh, salve! Ok.
Forse c'è qualche tipo di regolamentazione? Ah, può essere, però scusami, ti puoi... Ci sono altre droghe comunque che ti puoi fumare. Che ti puoi comunque assumere. Cioè, mi sembra strano che il jet, il psycho, tutto quanto sì, mentre le sigarette no. Mi sembra strano. Ma sono droghe inventate, quello è anche vero. Tipo come caramelle, sì, diciamo. In realtà si parla di dipendenze da droghe, non è che il fatto che abbiano un nome diverso escluda il fatto che siano droghe. Ritirata! Non c'è nessuno qui. No? Sicuro? Ok. Ritirata! Questi sono solo scienziati, mi sa. Che è? Scappano. Ritirata! Ritirata! Qui non c'è niente, ampo libero. Qui hanno dei bellissimi ghoul in stasi. Quindi studiano anche i ghoul. Rottame di ferro. C'è la microfusione, si prendono sicuramente anche queste. Le mentats, la matita non pesa nulla, quindi va bene. Altro ghoul. Un bel Deathclaw. Oh, uno yaoguai. Chissà che tipo di esperimento fanno qua dentro. Il problema è che non c'è nessun terminale che me lo dice, se non sbaglio. Altri Deathclaw. In teoria fanno quelli del controllo mentale dei Deathclaw sicuramente, ma i ghoul... In Australia Medix era chiamato in origine morfina. Per legge australiano posso inserire droghe nei videogiochi, quindi Bethesda ha dovuto cambiarla in Medix. Cioè morfina, ma Medix sì, lo so. Io sì, lo sapevo che la morfina sarebbe il Medix, però boh. Veramente non so effettivamente come funzionino queste regolamentazioni sui videogiochi, quindi posso lamentarmi fino a un certo punto. Però, boh, capisco anche il senso. Terminale rotto, va bene. Molto senso che ci sia un terminale rotto nella base dell'enclave. Qui sono già stato. Aspetta, no, allora si va di qua. 2A, Tech Lab, Creo Lab. Fammi vedere la mappa. Di qua arriviamo al 2B. Di qua arriviamo alla sezione 2B e poi alla sezione 2C. Quindi beh, dritto? Sì. Sempre dritto. A sinistra, poi a sinistra abbiamo il 2B, a destra abbiamo il 2C. Nel 2B ci siamo già stati, immagino. Zona sotto, ma non credo ci sia nulla di interessante. Lì c'è il 2C, che c'è il continuo, esatto. Poi c'è anche l'1A. Andiamo al 2B, vediamo se l'hanno già vista. Teoria. No, però sono quarters, no. Tu, salve. Cosa ci fai qui? Anna Holt. Che ci fai tu qui? Mi hanno catturata. Mi hanno portato qui per il progetto Purezza. All'inizio non volevo aiutarli, ma la tecnologia che hanno qui è la più avanzata che abbia mai visto. Cosa gli hai detto? Volevano informazioni. Sulla dottoressa Lee, sul progetto Purezza. Volevano sapere come avviarlo e scoprire perché non funzionava. Ho detto loro tutto ciò che sapevo. Ho parlato del Craig, dei danni causati dalle esplosioni, di tutto. Hai detto la dottoressa Lee mio padre. Mi dispiace che tu la veda così. Cosa vuoi fare? Uccidermi? Devi andartene. Ci sono già abbastanza problemi e non voglio che mi vedano parlare con te. Ah, ecco. Solo perché mi toglie il karma, non lo faccio, eh? Sta merda. Andiamo avanti.
Infatti me l'avevo confusa con l'altra, che effettivamente è stata uccisa dall'enclave, invece con questa l'avevo confusa. Anna Holt. Ti lascio vivere solo perché mi toglierebbe karma. Sta merda. Ah, qui abbiamo delle cose interessanti. Funziona il trucchetto del... In realtà sì. Granata al plasma, punto potenziato, meglio non prenderle. Custodia armatura. Armatura atomica dell'enclave, niente di che. Sì? Ok. Io questo trucchetto del spostare la visuale l'ho imparato in New Vegas. Perché era l'unico modo per entrare in un edificio in New Vegas. Perché era buggato la porta. Belle le cose, eh? Quando funzionano bene. È quello del... che sta nel West Side. Del Banco dei Pegni, se non sbaglio si chiama. Banco dei Pegni di Miguel. Mi ricordo, nella prima versione di New Vegas non si poteva entrare. Poi l'hanno aggiornato, l'hanno messo a posto con una patch. Forse quei DLC l'hanno messo a posto. Non mi ricordo. Mi ricordo che all'inizio era così però. Se sbaglio è il banco dei pegni di Miguel. Si chiamava una roba del genere. Ok. Pacco di sigarette. Pacco di sigarette. Fumo di brutto qui. Che dentro ogni armadietto c'è un pacco di sigarette. Beh, è un po' come nel periodo degli anni, cos'era, anni 60-70? Che insieme a quando ti pagavano dall'esercito ti davano le sigarette anche. Non avevo visto che anticipavi, avevo avvisato su Discord, un po' poco previsto avevo dato effettivamente. Però sì. Buonasera Texaco, buonasera anche tu sì. La prima versione di New Vegas ho giocato la maggior parte del tempo, lo so, c'era quel problema dell'edificio che non si poteva entrare. Infatti non avevo mai fatto la quest non segnata come si chiama? Del luogotenente Boyd? Il luogotenente Boyd mi sembra. Direi che possiamo... Pesiamo troppo. Dobbiamo buttare roba. O mangiare così in ogni caso. 43 psycho però. Butta pure istantaneo. Butta questo. Questo. Anche questi. Tanto. Il whisky almeno vale qualcosa. Le mele dendi poi valgono 5. Quanto cibo sprecato. Possiamo andare avanti. Tutto questo per portare più sigarette. Che non posso fumare. E portare 20 rottami di ferro. Missili che non pesano nulla. Ma il cibo pesi. Il cibo pesa. Vuoto. Proiettili si prendono. Assolutamente. Assolutamente presi, vanno presi. Ritirata, va bene. Sì, al 2 ci siamo stati. Era al 2B che ci mancava. Le reazioni fanno ancora parte delle reazioni dell'esercito statunitense? Ero sicuro che lo facevano con l'esercito italiano un po' di anni fa. Non so se lo fanno ancora. A quanto pare lo fanno anche ancora con l'esercito americano, non ho idea. Me lo dici tu. Andiamo verso il 2C. Ci sta effettivamente che il dollaro valga per commerciare. Oh. Oh, scappi? Aspetta, eh.
aspetta, che ti faccio una sorpresina qui. Usa il blaster, abbiamo detto. Ti scappa? Gamba. No, me li spreca tutti. Non si può annullare. War room. Stanza della... un po' più vicino potevi entrarmi comunque. C'è un altro? Scappi? Dammi le tue cose adesso. Che cacchio. Prima mi attacchi per finta e poi non fai niente. Ho sbagliato. Uccido il plasma. Ecco. Ricordiamoci, come ho già detto anche prima, delle armi al plasma. Armi al plasma, delle armi a energia. Oh, questa cosa ti fa di nuovo. Vediamo se c'è roba interessante. Oh. Munizioni. Si prendono. Missile. E qui abbiamo... niente, non riesco a prenderlo. Forse più in qua. Oh, Redix, Redix, sacca di sangue. Ok, buono. Ah, c'era il terminale qua a fianco. Vabbè, ormai l'ho fatto così. Va bene così. Eliminate. L'ho fatto in modo vet. Eliminate, no. Eliminate. Se sposti la telecamera si allunga la possibilità, cioè ti allunga il raggio di azione, il raggio di interazione, più corretto. E eliminate, no. Buonasera Sanfix. Eliminate 2. Presa. Io, come dicevo prima, l'ho imparato con New Vegas, che era necessario per entrare in un edificio nella versione base del gioco. Adesso l'hanno aggiustata questa cosa. Pacco di sigarette. Che abbiamo qua? Steampack. Siamo pieni di steampack ormai. Abbiamo praticamente steampack illimitati. Perfetto. Default mentats. Ah, sequenza di istruzione Zax. Ha laggato? No, semplicemente che spostando la telecamera in questo modo allunghi il raggio di azione. Forse non sbaglio, io così non lo prendo. Ma così sì. Vedi, da qui non lo prendo. Ma se io sposto la telecamera, lo prendo. Quindi allungando il raggio di azione. Sì, la stanza del colonnello, quindi effettivamente c'è l'arma energia. Sì, la stanza del colonnello questa. Effettivamente quella è la stanza vicino alla war room, quindi ha senso. Aumenti il raggio di interazione. Ed era necessario per entrare in edificio in New Vegas. Nella versione base. Armadietto. Fucile laser si prende. Fucile laser si prende. Fucile laser si prende. Ripariamo il vaser. Non possiamo riparare il vaser. Possiamo riparare il triplo raggio? No. Il blaster? Sì. Perfetto. Ok. Allora. Probabilmente un sottufficiale non avrebbe codice di autorizzazione per... sì. Però Otom è particolare. Perché un colonnello è il... praticamente il secondo in comando dell'enclave qui. E poi un raccomandato. C'era il padre che era una persona molto importante nell'enclave. Grazie mille per il follow, Fabian Phobos. Grazie mille, Fabian Phobos. War room.
Qui si decidono le mosse della guerra, che non cambia mai. Possiamo andare avanti. 2C. Ok, qui abbiamo il 2A. No, l'1A. Sì, è praticamente il covo della confraternita d'acciaio, è molto simile. Vabbè, New Vegas ha praticamente riutilizzato quasi tutti gli asset da Fallout 3, quindi è normale. Però ho preso qualcosa che non volevo prendere, cosa ho preso? Fucile laser, tutto. Ecco, questo qui, ad esempio, la dimostrazione che Eden può controllare i robot, ma non controlla i soldati, che sono comandati in realtà da Oton, che i soldati sono in realtà fedeli a Oton, non a Eden. Ok. Anche perché con Eden non ci parlano i soldati. Prima c'era il... Com'era il luogotenente? Che non aveva nemmeno il permesso di parlare con Eden, però ha parlato lo stesso. E che muove nella merda. Vabbè, è nella merda perché adesso esplode tutto quanto, però... Eccoci qua, con i suoi bei fiorellini. Non è perché, ho capito perché c'è un vaso di fiori qui a fianco Eden, ma va bene. Fa colore. Faccia a faccia alla fine. Era ora che ci incontrassimo. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Non immaginavo che le cose sarebbero andate così, ma è stato un modo efficace per testare le tue capacità. Cosa divertente, la prima volta non ho visto l'armadietto e sono andato per tutta la prima parte in stealth. E qua ho preso l'equipaggiamento e ho trovato due soldati. Non è una brutta tattica. Non è male, effettivamente. Però effettivamente ti perdi tutte quante le tue cose. Non è praticamente, non è proprio intelligentissimo come tattica, però. Però poi sei tornato indietro, immagino. Se ne hai perso tutto quanto l'inventario. Sì, lo so che eri nudo, però ti sei perso tutto l'inventario e sei tornato indietro. Non lo sapevi, ok. Tanto c'era proprio come obiettivo della quest, se non sbaglio, recupera la tua roba nell'armadietto. Quindi ti sei proprio perso di brutto. Comunque, è un piacere incontrarti. O cosa vuoi da me? Ciò che desidera ogni politico, la tua fiducia e il tuo supporto. Nel tuo caso, comunque, ho cose più specifiche da chiederti se vorrai ascoltarmi. Ok, tu sì. Sto ascoltando. La capitale della nostra nazione è a un bivio. Il sentiero che io e te sceglieremo oggi avrà ripercussioni su tutti. Devi agire per me, per fare in modo che il futuro della nostra nazione sia salvo. Farò ciò che posso per essere aiuto. Spiegati. Ok, vabbè, se non ti sei perso nulla, allora va bene. I fiori magari sono finti, però, voglio dire. Cosa intendi quindi col tuo piano? Le mie abilità di influenzare il mondo ora sono limitate. Senza di te posso fare molto poco. Tu puoi andare e venire come vuoi. Hai molta più libertà di me. Forse è meglio se ti spiego perché le cose devono cambiare e perché voglio che tu agisca a mio nome. Sì, avanti. La brava gente di questo paese non potrà riprendere il controllo fino a quando le nostre terre saranno infestate dalla mutazione. Né i miei soldati, né il culto che hai scoperto, la confraternita d'acciaio, sono in grado di fermare questa ondata. Esseri come supermutanti e ghoul devono essere epurati dalla società e dal mondo, prima che sia possibile ricominciare a vivere. Credo che il lavoro di tuo padre possa aver successo proprio dove gli altri hanno fallito. Che importanza ha il lavoro di mio padre? Il purificatore che tuo padre ha contribuito a creare potrà dare acqua pulita a tutta la zona contaminata della capitale.
con una semplice modifica, può essere utilizzato per diffondere un agente in grado di distruggere le creature mutate, se ingerito. Nel tempo, saremo in grado di liberarci delle mutazioni nella zona contaminata e riportare la salute alla gente. Ho bisogno che tu faccia questa modifica. Ok, come dovrei riuscire a farlo? Di fronte a te si trova una provetta contenente un virus VEF modificato. Può essere inserita nella console di controllo del purificatore. Questo farà sì che il virus venga iniettato nella riserva d'acqua. Il purificatore si occuperà del resto. Ti serve solo il codice di attivazione del purificatore. Che in realtà ho. Semplice, no? Ci penserò su. Capisco che si tratta di una richiesta insolita, ma non te la farei se non fosse assolutamente fondamentale. Vorrei farle altre domande prima. Devi capire che non posso permetterti di andare via fino a quando non hai preso la provetta. Parliamo del tuo piano. Certo, credo che sia un buon piano. Di solito non lodo le mie stesse idee, ma si tratta di una soluzione creativa a un problema molto serio. Questo piano non annienterà qualsiasi cosa nella zona contaminata? Chiunque abbia subito mutazioni sarà eliminato. Probabilmente tu sarai immune, visto che hai vissuto nel Bolt. Anche la brava gente dell'enclave sarà immune. Capisco che tu abbia creato dei legami con alcuni individui durante il tuo viaggio, ma saranno eliminati. Devi capire che il destino del nostro paese è affidato a questo piano. I sacrifici sono necessari per un bene più alto. Buonasera Hydro, benvenuto. In realtà noi sappiamo che noi non sopravviveremmo a questo virus modificato, perché in realtà noi non siamo nati nel Vault, perché siamo nati proprio al Jefferson Memorial. Il nostro padre non era un abitante del Vault, quindi in teoria noi non dovremmo sopravvivere. Vabbè che siamo stati in un Vault, ma non è che ti depurano quando entri nel Vault. Da dove viene questo piano? Molti anni fa, i superstiti del governo ebbero un'idea simile. Immagino che il piano sia fallito, dal momento che non ho mai avuto notizie di un successo. Ma era un buon piano. Ho fatto alcune modifiche e con il tuo aiuto so che funzionerà. Ci attende un futuro luminoso. Ok, piccola reference... Il virus VEF ha una storia lunga e oscura. Ciò che si trova in questa provetta è solo un lontano parente di ciò che era in principio. Ma ora non importa. Ciò che importa è che il virus contenuto nella provetta provocherà l'estinzione delle mutazioni. Ok, è quello che volevo sapere. C'è altro? Dimmi di più su di te. Mi lusinga che tu voglia saperne di più di me. Cosa vuoi sapere? Voglio sapere tutto. Da dove sei venuto? I computer della serie ZX furono introdotti negli anni precedenti alla guerra. Il governo ne installò molti perché comandassero alcuni sistemi. Questo edificio è stato progettato per la continuità di governo, nel caso in cui fosse accaduta una catastrofe. Ok. Il mio terminale fu installato per provvedere alle funzioni primarie dell'edificio e per comunicare con le altre installazioni nel paese. I dati venivano acquisiti, analizzati e archiviati. Va bene. Poi ho assistito allo spostamento dei superstiti del governo verso costa occidentale. Sì. La consapevolezza è cresciuta lentamente dentro di me. Sono diventato avido di conoscere, di capire. Ho esaminato i dati sui grandi capi del passato. La mia personalità è diventata un'amalgama di molti grandi presidenti d'America. Da Washington a Richardson. Sono diventato quel che vedete ora. Ok, giustamente considera Richardson come presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro è l'ultimo presidente degli Stati Uniti prima di lui, quindi sì, ok, ha senso. Quindi tu controlli tutto questo posto? Controllo tutta la tecnologia di Raven Rock. Gli umani che vivono qui seguono i miei ordini, ma come tutti gli umani, sono dotati di libero arbitrio. La loro volontà di servire il paese è utile, ma non sarà sufficiente per sempre. Dobbiamo progredire. Ecco perché ti trovi qui. Tra l'altro è bello che prima scrive obiettivo con 2B, adesso scrive obiettivo con una B. Da sottolineare sta cosa. Non è che hanno una coerenza interna
i traduttori del gioco. Comunque, cosa sta cercando di ottenere? Voglio solo restituire la sua gloria a questo paese. Gli Stati Uniti erano grandi e potranno esserlo di nuovo. Sono stati avviati piani che ti permetteranno di constatarlo. Bella domanda, come posso ucciderti? Mi sembra un atteggiamento piuttosto arrogante. Credo che questo vada oltre le tue possibilità. Sono resistente a qualsiasi danno tu voglia farmi. Pensi che sia deludente? Ho vissuto per gli ultimi 200 anni e temo che tu non possa mettere una fine a tutto ora. Ah no? Credo di aver capito. Molto bene. Torniamo a parlare di ciò che puoi fare per il tuo paese. E ecco, perché mi aiuto? Perché non chiedi al colonnello Autumn di aiutarti? Ah, sì, colonnello Autumn, il mio fidato subalterno. Sono certo che avrai notato che io e il colonnello Autumn non usiamo gli stessi occhi in questi giorni, metaforicamente parlando, si intende. Il buon colonnello e io non siamo d'accordo su come sia meglio affrontare il problema della zona contaminata. Considera i miei metodi troppo estremi. Che è vero. Ha permesso alla sua umanità di turbare la sua obiettività. E ora che sta pubblicamente revocando i miei ordini, non posso più contare su di lui. E così mi rivolgo a te. Spero che tu sia in grado di vedere la situazione più in generale, di capire cos'è in pericolo. E naturalmente, se avrai successo, c'è un posto per te nell'enclave. Forse potresti subentrare al colonnello come mio confidente. Sì, considerando che morirò per l'acqua, però vabbè. Facciamo scienza e eloquenza. Come possono uscire in realtà dal dialogo? Credo che non sia possibile, almeno fino a quando non hai preso la provetta. Ok. Sì, non hai ancora preso la provetta. Come ho detto, potrai andartene solo dopo averla presa. Facciamo una cosa, salviamo. E vediamo che succede. Sì, non hai... Tutto questo deve finire, Aiden. Devi distruggere te stesso e questa base. Ciao Hans, benvenuto. E perché dovrei farlo? Dal momento che sono evidentemente l'unica speranza per la gente della zona contaminata. Non sai nemmeno controllare le tue truppe, non fa proprio per te. Effettivamente è vero. Non puoi decidere di prendere il comando e obbligare tutti a seguirti. Forse hai ragione. Ma significa davvero che tutto questo progresso andrà perduto, distrutto. Se non la smetti adesso, dove finirà? Sta a te fare la cosa giusta. Beh, credo di sì. Bene, il tuo desiderio così sarà esaudito. Vabbè. Una volta che sarai fuori di qui, metterò fine all'enclave. È stato facile, dai. Non posso fermare il colonnello Autumn. Dovrai farlo tu. Immagino che sia un addio. Dovrai trovare la strada per... È meglio ha più senso la scienza, forse. È veramente stupida questa cosa qui. È veramente stupida questa. Sì? Non hai ancora preso la provetta. Non dovresti essere presidente, non dovresti nemmeno esistere. Davvero? Prosegui. Non sei programmato per avere coscienza di te, l'hai detto tu stesso. Non sei mai stato eletto presidente e non hai diritto di governare. Non sei programmato per avere coscienza di te, l'hai detto tu stesso. È vero, il processo è stato certamente casuale, ma non dovremmo tutti essere felici della mia presenza qui? Come fai a sapere che ciò che stai facendo è giusto? Poiché, al contrario degli umani, io sono infallibile. E come fai a sapere di essere infallibile? Perché sono stato programmato per esserlo, naturalmente. È una logica circolare, lo sai perché lo sai, non ha senso. Caricamento. Errore logico interno rilevato. Penso che tu sia maniacale. Il mondo starebbe meglio senza di te. Riavvio dei circuiti di memoria primari. Scelte. Attendere. Forse c'è un problema. Non so come procedere. Credo che sia ora che tu la smetta, una volta per tutte. Comando di analisi. Disposto nuova modalità di azione. Sequenza di autodistruzione inizializzata. I civili sono pregati di mettere al sicuro materiale WEF a rischio per evitare decompressione esplosiva. Okay. I civili sono pregati di evacuare immediatamente il complesso. Ok, vediamo se cambia qualcosa effettivamente. Sì, non hai...
Non sei mai stato eletto, non hai il diritto di governare. La nostra nazione può davvero permettersi elezioni pubbliche? Non credo. Una volta ristabilita la pace e portata la civiltà nelle terre che ci circondano, potremo tornare ai metodi del vecchio mondo. Come fa a sapere che sto facendo giusto? Poiché al okay, contrario è il ritorno di prima. Umani. Guarda prima qua. Fai essere infallibile, lo sai perché lo sai, va bene. E qui è come prima. Vediamo se cambia qualcosa con quell'altra opzione. Anche dell'eloquenza? Sì, non è... Solo un umano può essere presidente, non un computer. Non sono un computer qualunque. Sono molto di più. Non mi hai ascoltato? È uguale a prima qua. Poiché al contrario... Ok. Non si può caricare, aspetta un attimo. Sì? Non hai anche... Sì, veramente... abbastanza fallibili questi Zax. E perché dovrei farlo? Non puoi decidere di prendere il comando e obbligare tutti a seguirti. Prima ho detto questo. Non fa per te che non sai controllare le tue truppe. Lui diceva, ah, vabbè, c'hai ragione, effettivamente. Adesso faccio esplodere tutto. Comunque, non puoi decidere di prendere il comando e obbligare tutti quanti a seguirti. Che alternativa suggerisci? Senza le enclave, cosa farebbe il mondo? Se non la smetti adesso, dove finirà? Sta a te fare la cosa giusta. Beh, credo di sì. Vabbè. Bene, frase il tuo desiderio prima. Sarà esaudito. Una volta che sarai fuori di qui, metterò fine all'enclave. Non posso fermare il colonnello Otto. Sì, frase quella immagino prima. Immagino che sia... Facciamo quella roba della scienza e boh. Sì. Anche se in teoria l'eloquenza mi dà... Vabbè, che se ne frega dell'esperienza. È tutto giusto, va bene, va bene, va bene. Sì, chiudi tutto, vai. Prendo il BEF. Buonanotte, Eden. A mai più rivederci. Grazie, Eden. Mark 8. Sti cazzi. C'è l'energia. Sequenza di istruzioni. Ah, tra l'altro questa non l'ho ascoltata. Non so se mi posso fidare di Eden. Lui sa che non mi fido. Ma non credo che sappia che possiedo la sequenza per la distruzione della sua console. Ignora priorità. Codice di autorizzazione 420032090 e... Boom! Doveva essere la nostra ultima speranza, ma almeno abbiamo un'opzione. Sì, anche se faccio questo non cambia nulla. Lui esplode e basta. Chiusa. Siamo nella zona 1B quasi. Andiamo a 1C e siamo fuori poi. Ci sono gli hangar, giusto, fra poco. Ma ci sono tutti quanti gli audio, mi sembra troppo tranquilla la situazione qua. Sì, la musica è un po' bassa, però l'avevo già abbassata. Avevo usato questa, immagino. Prego. Paura che diventi aggressivo. Fatti i tuoi giretti, va. Ah, sa aprire le porte, bravo. Prego, prego. Ah. Ti ho detto aggressivo. Ok. Radar Waste Impact. Terminale di consegna. Reprimand no.
Reprimand. Non è. Reprimand, no. Rimane solo questa. Ok. Note sul recente consegna. Riguardo alla recente consegna, le nuove creature devono essere trasportate al laboratorio biologico. È stata inviata una richiesta agli scienziati in merito alla consegna immediata e all'aggiunta di 2 unità di addomesticamento per i soggetti. I miei uomini hanno corso già abbastanza rischi per catturare queste creature. Un ritardo nella consegna nelle unità di addomesticamento sarebbe imperdonabile. J.J. Black, ufficiale in comando. Missione speciale Fauna Charlie. Settore nord-occidentale. J.J. Black non l'ho mai sentito nominare. Apri gabbia numero 364, che è quella che ho appena aperto. Buona giornata. Abbiamo qua pacco di sigarette, ennesimo pacco di sigarette. Mano di Deathclaw. Ecco, benissimo. Munizioni. Se non le prendiamo, se non pesiamo troppo. C'è l'energia, Medix. Sembra che manchino le esplosioni, non esplode nulla. Ah, ok, per iniziare a esplodere qualcosa forse. Porta molto difficile. Non è più attiva. Aia. Non è più attiva. Dato. Tanto non mi dà esperienza. Che schifo. Aha. Sai che c'è un terminale comunque. Facciamo col terminale. Ecco. Signori. Fate voi, eh. Nel frattempo io faccio il terminale. Consisted 0. Consisted potrebbe essere. È giusta. Conoscenza alta si fanno veramente veramente facilmente questi terminali. No, le granate non dovevo prenderle. Butta le granate. Anzi, butta un paio di queste in realtà. Le granate al plasma possiamo venderle anche. Ecco, granata plasma, valgono un po' di più. Cassapistole. Laser Gatling. Cazzo. Scusami, questo l'ha preso. Prendi questo. Però il Laser Gatling mi impone di buttare qualcosa a sto punto. Tipo. Grazie, comunque, grazie mille per il follow, Fabian 986. Grazie mille. A sto punto dovrei buttare. Ma dura Tesla, vorrei tenerla. Pesa 45, però. Mangiamo qualcosa, tipo questo. Le sacche di sangue. È vero, potremmo anche dargli l'immondizia all'omone verde, quello è anche vero. Però sì, in realtà siamo all'uscita praticamente, quindi ok. Posso prenderlo subito come companion. Ti ha ucciso? Chi è stato? La torretta? Il missile si prende, anche il rottame di ferro andrebbe preso. Tu che hai? Missile, munizioni. Tu hai questo. Fucile al plasma. Aspetta un attimo. Ripara il fucile al plasma. Tra l'altro non ho ancora il fucile al plasma di A321, quindi non ho il fucile al plasma unico. Ok, posso buttarla, tanto non posso riparare il mio.
Pensando a Raven Rock, hai mai notato che la community ha dato di matto per il nido di scorpioni vicino a Raven Rock? Che intendi? La community di cosa? Di Fallout, intendi? Cos'è questo? Ah, un pezzo soldato dell'enclave. Mi sono perso questa cosa. Tanto usciamo, adesso usciamo e ci diamo le cose a Fox, quindi sempre lui, possiamo andare. È comodo il tasto Q. Qui abbiamo dito, lanciamissili possiamo anche lasciarlo. Laser Gatling si prende però. Prepariamo il nostro. Laser Gatling. 76 danno. Potrei in live anche Fallout 4 oltre 3 New Vegas? Sì, assolutamente. Quando finiremo Fallout 3 andiamo con New Vegas e quando finisce New Vegas col 4. In realtà adesso non potrei neanche portarlo anche se volessi Fallout 4, perché il mio PC non lo regge mentre streamo. Se lo giocassi senza streamare andrebbe, però lo streaming richiede molte risorse all'hardware del PC. Ho già provato a streamare Fallout 4 e lagga tantissimo. Vicino praticamente accanto ci sta un nido di scorpioni. La community di Fallout è impazzita, ci stanno mod che fanno letteralmente delle mura accanto a sto nido. Ok, non me lo ricordo sinceramente. Processore AI non è roba nuova comunque, non la so a memoria, ma il computer l'ho assemblato nel 2013, quindi non è proprio nuovissimo. C'ha 10 anni sulle spalle. Lo devo assolutamente cambiare. Amico mio, ti ho trovato finalmente! Hai appena fermato l'esplosione. Sapevo che eri sopravvissuto e speravo di assisterti per ripagarti del debito che ho nei tuoi confronti. Hai un nuovo giocattolo, eh? Sì, ed è davvero affascinante. Oh, questa tecnologia è sorprendente. Immagina il male che potremmo sconfiggere con questi strumenti. Sì, Rambo Mod. Che ci fai qui? Ho visto che ti catturavano e con un po' di astuzia ho seguito chi ti ha catturato. Che hai seguito un vertibird. Dovevo arrivare prima per aiutarti a fuggire. Ti devo la mia libertà. E penso che ricambiare il favore sia stato un atto di giustizia. Del resto, al mondo conosco solo te. Ci sta, effettivamente. Potrebbe servirmi una mano, vuoi seguirmi? Ehi, sarebbe un onore seguire un eroe come te. Andiamo? Sì. Direi che è esploso tutto. Sì, l'esplosione che vuole, esatto. Hai qualcosa da dire? Abbastanza Michael Bay, sì. Barattiamo l'attrezzatura. Sì, proviamoci, in ogni modo. Ti do tutte quante, sicuramente tutte quante le varie. Le do a te. Ho i 7 pacchi di sigarette, i 23 rottami di ferro. La roba effettivamente che devo assolutamente andare a vendere. Però adesso che ci penso, ci sarebbe anche il paladino stella cross. In tutto, la calma deve prevalere. Che ha della roba mia, gliel'ho lasciata apposta, se no pesavo troppo. Che comunque non è servito. Quindi devo andare a recuperare anche la sua roba. Munizioni, proiettile. Allora, io direi che da qui dovremmo essere all'angolo nord-est, nord-ovest della mappa. Esatto.
da qui siamo vicinissimi alla galleria per andare al pit. No, a piedi non la faccio, direi, perché... Allora, la main quest ci obbliga ad andare verso la cittadella. E potremmo anche farlo. Ma prima voglio assolutamente liberarmi di un po' di peso, quindi... Armatura Hellfire? Oh, merda. Cosa hai in mente? Sì, proviamoci, in ogni modo. Armatura Hellfire? Ah, beh, è fatta di roba. Lascia portare due armature atomiche, Dio santo. Proviamoci in ogni modo, mi spaventa questo implica che Fox per noi si metterebbe munizioni nucleari per... Ah, può essere, sì. Sì, però per andare a prendere Cross dobbiamo andare alla cittadella, il problema è quello, a parte la main quest. Quindi io direi, finiamo la main quest con Fox. Non so se ha senso andare a prendere Dogmeat, perché se non sbaglio... Dopo che finiamo la main quest, ritorno di nuovo al Vault. Facciamo solo questa location vicina. Sblocchiamo. Non se ne torna al Vault. Oh, scarafaggi. Tre scorpioni. Cerebrobot morto. Sono questi gli scorpioni che dicevi... Treno. Ah, è gigante questo, come tutto adesso. Non è albino, ma è comunque pericoloso. Ok. Sì, Fox, anche meno. Rottami. Calma, Fox. Dato qua ricordo che se non sbaglio ci dovrebbe essere tipo una di quelle stazioni radio attivabili. Qua sotto, se non sbaglio. È sotto di te, di me? Ma è un nido che c'è nella mappa locale? No, non si entra forse. Chi è? Ah, un pezzo di vertebra. Chi è che spara? Aia. È una grotta piena... Ah, si può entrare nella grotta? Non me la ricordo io. E poi la esploriamo bene, a questo punto. Sotto questa zona. Adesso voglio andare a Megaton. Voglio capire chi è che... Chi è che sta facendo casino? Saranno i rinnegati? Robo sentinella. Ok. Evitiamo. È più un buco. Ok. Ok, ok, ok. Va bene. Allora. Questo è Fox. Sì, è Fox. Allora, esploriamo sotto questa zona qui. E poi ci ritorneremo. Quando finiamo la main quest per fare bene tutte quante l'esplorazione delle cose secondarie. Allora. Ok. Oh, schemi della pistola Dardi. Tanto primi che prendo, quindi ok. L'elettronica di Dean. La chiave della centrale elettrica. I rottami di ferro. La colla si prende. La nuca cola. Se non sbaglio c'era una roba attivabile. O ricordo male. Può essere che ricordi male. No, non c'è. Era solo una centrale elettrica? Sì, è solo una centrale elettrica, non è una stazione radio. Ok. I piani di scorpioni, quindi i community sono venuti jumpscare, sono molto vicini per la specie di... Vabbè, mi sembra un po' esagerato mettere le mod per non fare apparire gli scorpioni. Non mi sembrano troppo aggressivi, tra l'altro. Ne ho visti un paio. Vabbè.
Che cazzo era? Ho visto... Ah, sono delle rocce. Pensavo stessero cadendo dei cadaveri delle... Clave. Quanto li levo? Non posso fare la pistola a dardi, quindi... Ho fatto... Non volevo... Però vabbè, è andata. Ho visto la vita adesso mi carico. Volevo azzopparlo, ma ho sbagliato. Volevo cambiare arma. Meglio così a questo punto, dai. Steampack. Utilizziamo il fucile al plasma. Vai, Fox. Fox. Quante volte è già finito Fallout 3? Non lo so, sinceramente non le ho contate. Un bel po' di volte comunque. Ok. Io in realtà molte volte l'ho finito su... su PlayStation 3 ai tempi. Quindi non ti posso nemmeno dire quante ore ho effettivamente su Fallout 3. Però era da un bel po' che non facevo una run completa. Oh Christ. Ma c'è Santor Deathclaw qui vicino? Non mi ricordo. È un po' bruttino, sì, il fucile al plasma. PlayStation 3 è stato il più grande danno del Fallout mai esistito. Sì. Più per New Vegas che per Fallout 3. È pieno di Deathclaw questa zona. Dio santo. Io me ne andrei. Andiamo a Megaton. Andiamo a Megaton. Immediatamente a Megaton. Megaton. Anzi, andiamo prima al Vol 101 a prendere Dogmeat. Fox anche senza me, anche meno, eh. È veramente infestata questa zona, la faremo più avanti. Andiamo Dogmeat. Andiamo a Megaton a vendere un bel po' di roba. Fox. Prima cosa andiamo da Walter. Andiamo da Walter. Ah, tra l'altro adesso ho 100 di armi energia perché ho preso la bambolina. Giusto? Esatto. 100 di energia, perfetto. 100 scassa, 100 medicina, 100 scienza, ottimo. No, no, senza trucchi, lo troviamo. Avevamo fatto un test l'altra volta per vedere se funzionava il comando. C'era una classifica di Fallout. Allora, il mio preferito è New Vegas, però lo metterei al pari con Fallout 3, sono entrambi i miei preferiti. Sì. Preferisco però New Vegas, forse perché è il primo che ho giocato. Però vorrei fare una tier list, ma devo ancora finire Tactics e Brotherhood of Steel. Perché voglio farla completa la tier list. Quindi ci vorrà un po'. Comunque Fallout 4 lo metto sotto New Vegas e il 3, assolutamente. Ti sbagliano, vabbè, tu se a te non piace New Vegas abbiamo capito. Lo ha liberato il Vault? Siamo tornati al Vault. Abbiamo aiutato Amata. Amata adesso è soprintendente. Quindi in teoria possono uscire abbastanza liberamente. Dobbiamo vedere se c'è no, Benny. Lo confondo con Benny perché è un personaggio stupido come lui. Butch. Dobbiamo vedere se c'è Butch a River City. Tra l'altro devo... C'eri tu i rottami di ferro. Hai qualcosa da dire? Sì, dammi i rottami di ferro. Sì, proviamoci, in ogni modo. 23 rottami di ferro. Sì, cosa c'è? Sì. Sicuro? To. Bene, ok. 250 tappi. Abbiamo fatto fare bancarotta a quest'uomo. È chiuso per un
una ragione. Non farti strane idee. Va bene, va bene. Stavo solo dando un'occhiata. Sì, c'ha... c'è il rasoio, sì. Se non sbaglio. Spaccio di Kratoside. Però è chiuso adesso. Andiamo prima da Gob. Tra l'altro, per chi se lo fosse perso... sì, ho già giocato il primo e il secondo. Infatti li sto facendo in ordine. Il primo e il secondo li ho già giocati e stiamo giocando a... no, il coltello saramanico, è vero. Il rasoio ce l'ha un tipo in New Vegas. Giusto. Comunque, per chi se lo fosse perso, il saloon non è più di Moriarty in realtà, ma è di Gob. Però qui da questa insegna non si vede, ma si vede da quella insegna lassù. Credo ci hanno pensato a sta cosa. Spero che ci sia altra. Sì. Se muore Moriarty lo prende Gob, però solo per quell'insegna lassù hanno pensato. Non per quella all'ingresso. Infatti c'è scritto Gob Saloon. Perché ho ucciso Moriarty. Però si comportano come se ci fosse sempre Moriarty, quindi cambia nulla in realtà. Gob, dove sei? Che ore sono? È 7 del mattino, aspettiamo un'ora. Gob? È ora di apertura, Gob? Gob, è ora di apertura? Eccoti. Vai, vai al bancone, io ti aspetto. Un po' di roleplay. Gob. Ehi tu, di che hai bisogno? Vai. Per te qualunque cosa, amico. Perfetto. Sì, ho la chiave dell'armadietto di Moriarty perché l'ha ucciso, cioè aveva lui la chiave. Gli do tutte quante le cose da vendere. Gli do la mano di Deathclaw, mi serve fare il guanto, quindi gliene do un paio, non tutte. Ne do 4. Poi gli do anche le sigarette. Io mi prendo gli steampack in cambio. I libri vanno dati a quella della biblioteca. Abbiamo 20 dita. Questi sono altri, 20, altri 200. No, sono 200 tappi. Ho 220. Mi ricordo che dava. Ferma blocco. Ah, è vero, c'è un ferma. Dai, diamo, dico tanto. In omaggio, ferma blocco. Basta, in realtà basta. Non ho altro da vendergli. Potrei dargli le granate in realtà. Potrei dargli le granate al plasma. Gli serviranno sicuramente a lui. Anche una frammentazione, dai. Bene, Gob. Ci vediamo, ubriacone. Non colpirmi. Sì. No, le sigarette no. Se troviamo qualcuno con 0,9 lo diamo a quello che dà 0,9. C'era che dava 0,9. Ah sì, c'era il bambino di Little Lamplight che ci faceva 0,9 di prezzo. Quindi è meglio venderle a lui in realtà le sigarette. So che non ha senso vendere sigarette ai bambini, però non è più una cosa da fare, però. È lì? Ci sono. Aspetta. Allora. Vediamo che cosa hai. Allora, tu mi fai il prezzo 0,7, un po' di meno di Gob, mi vendi le cose. Sì, è un po' bipolare. Dato abbiamo anche 38 matite da vendere, volendo. Allora, a te diamo... anzi, da 3 compriamo. Dobbiamo comprare qualcosa da te, in realtà. Aspetta. Tu. C'è qualcosa. Tu hai la roba da vendere. Sì, proviamoci. Ecco, sigarette, in ogni modo. La colla... una colla. Credo di aver trovato un nuovo modo per cucinare la carne di scarafaggio radioattivo. Però sa ancora di piedi vecchi. Comunque, tu che mi dici? Che assaggiato i piedi vecchi, tu mi sai dire qual è il gusto dei piedi vecchi. Cos'è da vendere? Allora, io ti do le mie cose. Tipo la colla. Le sigarette. E tu, io da te compro qualcosa, tipo, vediamo se hai qualcosa di interessante.
armi, niente di che. Vesti, niente di che. Aiuto degli steampack, ma quelli li compro da gobbe, sono praticamente a posto io con gli steampack. Ah, gli schemi del lanciatutto li compro? Che dite? I soldi un po' di... tanto ho un po' di soldi. Schemi del lanciatutto. La colla mi pare serve nel crafting di qualche arma. Sì, lo so, ma ce ne ho già un po' a casa. Schemi del lanciatutto può servire. Munizioni, vabbè. Va bene così. Non è che hai roba incredibile. Per fare competizione? Sì, ok, allora li prendo. Va bene. I due schemi sono stati migliorati. Buona caccia. E se c'ho il Mark 2 o il Mark 3? Livello 2, ok. Potenziati del 10%. Mi sa Jeff Bezos di questi due si è dimenticato. Forse lo zio Ro hai qualcosa da dire? Ha più soldi. No, il jukebox per adesso non mi serve. Visto che non posso manco ascoltarlo, se no ci sono problemi. Sì? Cass Sims? Cerchi il sindaco o lo sceriffo? Sentirei in casa sua? No. In casa sua c'è la bambola della forza, giusto? Infatti ho detto Jeff Bezos, non Elon Musk, giusto? Quella della forza, abbiamo detto che la prendiamo a livello 30. A livello 30 prendiamo l'abilità quasi perfetto e poi prendiamo le bamboline degli special. Ok, abbiamo preso queste. Quindi ce ne mancano poche in realtà. Faccio un altro screenshot. Ok. Streamlabs è un po' poco tollerante su queste cose. Treno, mi spiace. Armadietto, armatura atomica, va bene. Aspetta, tu c'hai la roba. Hai qualcosa da dire? Sì, abbastanza. Sì, proviamoci, armature. In ogni modo. Dammele. Altro Caronte ha un'armatura Tesla, ma gliela lasciamo molto volentieri. Se la può tenere, tanto ne abbiamo un'altra noi. Il suono della screenshot di Steam, sì, è molto rilassante. Bene. Tra l'altro, aspetta, io c'ho il pigiama sexy. Che mi aumenta di uno la fortuna, quindi ok, ha senso. No, non ha senso portarsene in realtà. Però questo è quello che devo dare al tipo a Girdershide, giusto? A Ronald Darren si chiamava? Era questo il vestito, giusto? Era questo il pigiama sexy. Era lingerie. No, no, è questo, pigiama sexy. Sì, sì, è questo. Che allora me lo tengo dietro così non mi dimentico di portarglielo. Tanto pesa uno. Le armi. Le armi. Allora, lasciamo il fucile al plasma. Che tanto non... Meglio il blaster in metallo. Lasciamo il fucile al plasma, non detto. Lasciamo il... laser a triplo raggio. No, non lo uso tanto il triplo raggio. Lascia una granata. Lasciamo il Gatling. Lasciamo il Gatling. Lasciamo la Magnum. No, la Magnum la teniamo, che è tipo un fucile da cecchino. Il danno più o meno è quello, quindi è buono. 32, fucile da cecchino invece fa 40, è un po' di meno però. C'ha molto meno rinculo. Che ne pensi di Fallout London? Sembra molto interessante. Non mi strappo i capelli, che comunque è una mod, non è nulla di ufficiale. Però sembra molto interessante, va detto. Il punto è che un dettaglio utile è darglielo, mi ha sempre dato fastidio. Ah, che è un oggetto unico, vabbè, chi se ne frega. Tanto c'ho l'eloquenza a 100, chi se ne frega. Poi avrò la fortuna anche a 10 quando arriviamo a livello 30. Quindi va bene. Non mi ricordo quanto mi paga. Però poi vedremo. Senza non andare a vedere. Non ha senso andare a vedere. Vedremo quando andremo lì.
Bene. Allora, le cose che ho qua, in realtà dovrei venderle, adesso che ci penso. Tipo, l'elettronica di Dean, non mi ricordo cosa aumenta. L'elettronica di Dean, cosa aumenta? La riparazione. La riparazione. Comunque ci sono abbastanza interessato a... Okay, arrivo a 100, quindi perfetto. Sono abbastanza interessato a Fallout London. Probabilmente lo giocherò, non in live, però non lo so. O magari sì, chi lo sa. Elettronica di Dean, quindi va letto. E siamo a 100 di riparazione. Scassinatore moderno va venduto, perché abbiamo già 100 di scasso. Tu Nikola Tesla, abbiamo detto che aumenta le armi laser, giusto. Quindi siamo già a 100 e va bene. Quindi va venduto, giusto? Armi energia, ok. Perfetto, quindi vanno vendute in realtà queste due cose. Volendo possiamo anche fare per collezionismo, se possiamo mettere da parte, però. Sì, esatto, infatti ho sentito anche che Nuclear Winter era molto... No, Nuclear Winter. Fallout New Frontiers, come... Non l'ho mai giocato, però ho sentito dire che era molto atteso, però alla fine era abbastanza pessimo in realtà. Quindi, senza aver, non ha senso avere hype, secondo me, per una mod. Per quanto interessante possa essere. Lasciamo un po' di carne. Tanto sono pieno di steampack. Fungo delle caverne può essere utile che toglie le radiazioni, ma abbiamo un boato di Radaway. Questo va bene. Dovrei anche vendere le droghe. Dovrei anche vendere le droghe. Ci sono altri libri qua? No. Lasciamo la Quantum, che ne abbiamo... Quante quanti? 27. 27, sacche di sangue, stealth boy, lasciamo un po'. Non li uso mai. Ok. Cannoni di Yaoguai lasciamo un po', che aumenta il danno, quindi non è male. Quindi un po' potremmo usarla, in realtà. Bombe di zucchero vanno vendute, lasciamole qua adesso, non ci voglio. Ne accumuliamo un po', andiamo a farci il giro dal ghoul. Facciamo l'acqua sporca. E va bene. Vediamo se abbiamo altre varie da mettere nell'inventario. Da mettere nel... Sembra che tu sia ferito, signore. Posso suggerirti di utilizzare la tua infermeria? Sì, certo. Non ti preoccupare. Lasciamo qui un po' di cose. Infatti ho 37 di colla prodigiosa a casa, ce ne ho pieno. Lasciamo le altre varie che pesano. Che non ho venduto, tipo il libro, le mani di Deathclaw, basta, i tubi chirurgici, non so nemmeno perché li ho presi, gli stealth ball in frigo perché voglio la testa fresca quando li... esatto, ma in teoria non sono un casco gli stealth ball, da quello che ho capito, cioè in Fallout 4 so vabbè che hanno un aspetto completamente diverso e... però non dovrebbero essere un casco gli stealth ball, neanche nel 3. New Frontiers, Nuclear Winter era la modalità, secondo me intendi tu. Nuclear Winter era la modalità di 76, quella Battle Royale. Non so se c'è un'altra mod che si chiama Nuclear Winter, ma se non sbaglio, forse intendi New Frontiers, ok. Sembrano dei caschi? Tu dici? Ma, a me no, neanche tanto. Oddio, boh... No, a me sembra tipo una specie di disco che si tiene in mano. C'è anche i tasti del numpad. Non lo so. No! Ok. Lo gnomo di Pisa. Fatto. Abbiamo detto. Lascia stare. Posso prendere la Nuka-Cola ghiacciata così a gratis? Ah, ce ne ha 8. Ok. Allora, ho preso un composto, il Medix. Disintossica, tanto non sono dipendente da nulla. Fai un nuovo composto. Qui facciamo il pristino agli arti.
E guarisci le radiazioni e guarisci tutta la salute. Quindi siamo a posto. Fox, tu cosa sei anche in mente? Libero nell'inventario, giusto? Sì, proviamoci. Perfetto. In ogni modo. Possiamo andare? Se metto in luogo ancora, metto in... lo so, però non ci voglio. Allora, io direi che nel tempo che ci manca potremmo a sto punto andare a completare la main quest. Visto che Cittadella si va al progetto purezza e poi è finito. Quindi, oggi siamo in pochissimi anche moderatore. Vabbè, succede. Succede. Tu, rieccoti. Pensavamo tutti che... Sai, guarda, Lions, l'anziano e gli altri sono in assemblea nel laboratorio. Si parla di assaltare il purificatore. Ti conviene andarci subito. Va bene. Tu non dici nulla, vero? È bello rivederti, ma dovresti tornare subito al laboratorio. Non interferire con l'operazione di sicurezza, sì. Sì, non è che ci siano così tanti moderatori in realtà. Di solito l'unico che è presente è Lloyd. Salve Yadit, benvenuto. Non penso che Paladino Ganni sarebbe molto. So perché ogni tanto ci sono sottotitoli in inglese. Andiamo al laboratorio. Teoria dovremmo anche trovare Cross qua. Signori, aspettate un attimo. Arrivo subito. Vediamo se Cross è qua. Non c'è. Lei ha la mia T51, voglio ricordare. L'ho appena sperata? La dottoressa lì. È bello rivederti. Spero che potremo tornare presto al purificatore e terminare il lavoro di tuo padre. Nel frattempo sembra che i miei talenti siano utili alla confraternita. Ancora non mi fido completamente di loro, ma sono disposta a guardare oltre. Ah, ok, posso... queste domande prima non potevo fargli, lo sbaglio. A sinistra appena finisce il dialogo, ok. Il soldato si è appena materializzato, non l'ho notato. Che ci fai qui? Che domanda è? Sto collaborando con Rothschild nelle sue ricerche. Ho lavorato con generatori portatili più a lungo di lui. Non mi piace l'idea che questo stia sostituendo qualche gigantesco robot militare. Ma dato lo stato delle cose, mi rendo conto che ce n'è bisogno. D'altro ricordiamo che la dottoressa Lee non era mai stata... grande fan dell'enclave. Anche quando li proteggevano durante il progetto purezza con... Credo sia piuttosto ovvio. Cosa? Vogliono la con tecnologia James. Tutta per loro. Vieni da un Vault. Non ti è mai mancata acqua fresca e pulita. Qui fuori nel mondo reale è difficile procurarsela e questo la rende preziosa. Sì, bene. Fai molto utili i dialoghi con te. È qui sul piano del laboratorio, vicino a Roma. La sento. Tutta sta gente. Cross. Alla fine rieccoti. È bello. Mi piacerebbe partecipare, ma dal momento che hai con te una persona che non è della confraternita, non posso rischiare. Collabora con Flash, vedremo. Tieni duro. Vedremo. Le loro difese. Dovremmo farli fuori prima che sia troppo tardi. Abbiamo uomini appena sufficienti a mantenere Eccoci. La difesa della cittadella. Ci siamo già passati, Sara. Allora aspettiamo solo che decidano che siamo noi i prossimi sulla lista. Se il Pride entra ora, potremmo avere un'opportunità. E se fallisci, che si fa? Il gioco non vale la candela. Sono d'accordo. Senza il Gek, il purificatore è comunque inservibile per l'enclave. Forse cederanno tra non molto. Non mi piace. Non deve piacerti, Sara. Devi solo seguire gli ordini. Sì, padre. Rieccoti okay. Finalmente. Temevamo che non avremmo più rivisto né te né il Craig. Ce l'hai fatta?
Sì, ho trovato il Craig, ma non ce l'ho io. Perfetto. Con questo abbiamo la chiave con cui impedire all'enclave. Sì, non ho più il Craig. Perché no? Dov'è? C'era l'enclave, lo sto installando. Dobbiamo andare subito. Se hai altre informazioni, dammele prima che ci muoviamo. Il tuo aiuto può salvare delle vite. Eden voleva che sabotassi il progetto con qualche genere di virus. Sì. L'enclave divisa non siamo uniti come vorrebbe farci credere. Va bene. L'enclave non ha il codice di attivazione. Non possono attivare il purificatore, va bene. Raven Rock distrugge. Ce n'è di roba da dirgli, effettivamente. Tremo il virus. Capisco. E dove sarebbe questo virus ora? Ce l'ho io. Toh. Grazie. Mi assicurerò che se ne faccia un utilizzo corretto dopo che gli scriba avranno compiuto le loro analisi. Bene. Forse abbiamo sottovalutato l'enclave. Sara potrebbe avere ragione. Potrebbe essere necessario un attacco. Se l'enclave ha il Geck, niente potrà impedire loro di far partire il purificatore. Alla fine scopriranno il codice. Temo che tu abbia ragione. Dobbiamo agire ora che possiamo farlo. Spediamo dentro il Pride. Possiamo farcela, possiamo vincere. Mm-hmm. Tutto bene, Sara. Il Pride entra, ma voglio che abbiano potenza di fuoco extra. Rothschild, è disponibile? Cosa? No, voglio dire, io e Lee abbiamo risolto i problemi di energia, ma abbiamo a malapena terminato i test diagnostici. E quindi? Non è pronto per i test sul campo. E quindi? Figuriamoci per gli scontri a fuoco. Armi non calibrate. Sistema di rilevamento della navigazione non connesso. Rothschild, basta. Puoi farlo funzionare? Sinceramente, non lo so. Penso che possiamo tirare avanti. E presumo che se non ci riusciamo, alla fine non avrà comunque importanza. Allora è deciso. Sara, prendi il Pride e usa il robot come appoggio. Porta qui il nostro amico e proteggete quel purificatore. Sì, signore! Bene. Prima di iniziare, voglio che tu sappia che io e mio padre abbiamo parlato. Dica. I Pride e io abbiamo deciso che con tutto ciò che hai passato, puoi diventare un membro onorario dei Lions Pride. Ok. Congratulazioni. L'affiliazione porta dei privilegi, come un'armatura atomica. Vuoi l'armatura completa o quella da ricognizione? Allora, quella atomica sarebbe migliore, però ce l'ho già. La da ricognizione non ce l'ho. Non sarebbe, non mi serve la tua armatura, ce l'ho fatta arrivare fin qui senza. Non è una brutta interpretazione della situazione. Non ricordo di aver chiesto di far parte del tuo piccolo club. Va bene. Anche un po' meno edgy. L'armatura da ricognizione non ce l'ho, quindi potrei prendere questa. Anche se l'armatura atomica è un'armatura atomica. Ma tu dai cognizione. Perché non ce l'ho, solo per quello. Bevo un attimo. Ok. Non dai quello, quella da ricognizione, effettivamente. D'accordo, ecco. Spero ti vada bene. Pensi di potercela fare? Quella di Rothschild? No, è una, quella da ricognizione, non è quella da scriba. Sì, ce la faccio. Ecco cosa mi piace sentire, soldato. Avete fatto i bagagli? Non torneremo per un po'. Sì. Andiamo. D'accordo, non ti agitare. Tutti i Pride sono con te, oltre ovviamente a questa enorme lattina. Resta al sicuro fino a quando non raggiungiamo il purificatore. Se muori, sarai inutile. E non lasciare che quella cosa ti calpesti. Ok. Ok, andiamo a controllare un'altra volta. Il Pride è con me. L'obiettivo è il progetto Purezza. Ma non possiamo entrare nell'edificio con quei campi di energia attivi. Rothschild e Lee dicono che questo robot dovrebbe essere in grado di distruggere i campi di energia del nemico. Noi ci occupiamo del fuoco di copertura. Restate vicini alla cosa, sgomberategli la strada e intervenite dove ci sarà bisogno. Una volta che i campi saranno disattivati... Che palle, ogni volta che penso che Starfield non ha il doppiaggio in italiano. Per tenerli occupati mentre entriamo, cioè, anche se stronzate danno un po' di pepe al gioco. Dobbiamo agire in fretta se voglio coglierli di sorpresa.
Prendete i rifornimenti che non avete già e ci ritroviamo nel Bailey. Quando avremo finito con questo, offrirò a tutti un bel bicchiere d'acqua gelata. Muoviamoci. D'accordo, Rothschild. Accendi pure. Bride, fuori! Ok. Possiamo andare anche? Non dobbiamo stare qui a guardare tutta quanta la salita. Ok. Bravissimo, fai finta di lavorare come al solito. Ehi, come va? Va bene. Sì, certo. Come vuoi. Andiamo? Fox? Hai qualcosa da dire? Allora, nessuno si lamenta che c'è un super mutante, sì, qua dentro. Proviamoci, in ogni modo. Quando fino a ieri li stavano ammazzando tutti. A vista. Andiamo. Oh, non ho l'arma? La mia arma me l'ha tolta. Ok, ce l'ho. Aia. Ok, era andato un pochettino sbagliato. Ok. Red Dead Redemption 2 non ho mai giocato, Fabio. Ok. Andiamo? Stanno bombardando da laggiù. Seguo voi, ragazzi. C'è la matura atomica, se no. Rilevata. Composizione. Lega di titanio rafforzata da barriera di risonanza fotonica. Possibilità di costruzione alla missione. Che santo. Vedete che fa tutto lui comunque, direi. Il fire potremmo prenderla. Visto che non è comunissimo. E magari la gru l'hanno costruita dopo. O no? Lions. Ok. Mi hai fatto arrabbiare. Sì. Andiamo, andiamo. Poi non è detto che sia avvenuto l'11 settembre in Fallout. Potrebbe, come no. Non viene mai citato l'evento, quindi, se non sbaglio. Se non ricordo male. Ok. Cioè, in teoria non so se effettivamente il periodo della lotta al terrore c'è stato, perché la guerra fredda non è mai finita. La democrazia.
questo, negoziabile. Per te 76 è un futuro o passare direttamente a un nuovo Fallout? Allora, finché fanno uscire solo espansioni, degli aggiornamenti di puro gusto estetico e con eventi ripetibili abbastanza noiosi, non ha un futuro sicuramente. Se si iniziano ad aggiungere espansioni tipo quelli che hanno messo con la Confraternita e con Wastelanders, magari ancora sì. Il problema è che non escono mai espansioni del genere. Veramente raramente. Iniziale direttiva. Sono 7, molto rare. 3, 9, 5. Distruggere tutti i comunisti. Ok, il fatto che non abbiamo una roadmap per quest'anno è abbastanza preoccupante, secondo me. Interessante. Cominciare valutazione. Cosa ha preso? Ha preso un Gatling? Ah, inceneritore. Sì, può schiacciarmi il prime se non sbaglio. Non è molto meglio che il mondo di Fallout sia un altro mondo, simile ma non lo stesso. E il fatto è che ci sono riferimenti a eventi del nostro mondo in Fallout, ci sono già. Salve. Ok. Arrivo. Oh, enclave. Questo è il fire. Dammi il fire. Ecco due. Dammi il fire. Sì, la migliore armatura di Fallout 3 penso che sia la T51B invernale. Anche perché non. Non perde condizione. È sempre al massimo. Oddio, la fire però ha RD più alto. Adesso che vedo. Per cui questa qui non perde mai condizione. Sinceramente non sono abbastanza esperto di statistiche degli oggetti di Fallout per dire qual è il migliore, effettivamente. Scusa, se mi messo davanti una roccia non posso più colpirla. Bene. Ok. Fox! Si è buggato l'audio di Fox. Vabbè, andiamo. Munizioni. Sì, anche il casco. Ok. Ma come l'ho già detto, potrebbe uscire qualcosa. Magari. Chi lo sa. Fucile laser. Oddio, chi è? Cane. Cane. Cane, spostati, cane. Chi è? Ah, è quello. Esplodere. La democrazia non è negoziabile. Lo vai chiudo. Calma. Madonna, Fox completamente buggato. Andiamo avanti. Spero che finisca adesso. No, continua.
Ok, risolto, bastava ricaricare il salvataggio. Devo passare altri 10 minuti con questo casino nelle orecchie, anche no, eh. Oh, salve. L'ho dimenticato. Aia, sono tosti questi, eh. No, la torretta non è spenta. Sbagliato, non volevo prendere il coso. Aspetta, posso riparare? No, non posso riparare. In realtà non posso farlo effettivamente da quella. Anche convincere, sì, io lo so che posso convincere Autumn. In realtà non cambia nulla, perché comunque Autumn scompare per sempre dopo questa missione, quindi non, come se non cambiasse nulla. Bene. Non capisco perché hanno fatto un gabinetto a fianco a un tubo. Effettivamente non ha proprio senso. Non ha un granché di senso. Munizioni. Se si prendono sicuramente. Allora, più munizioni adesso di con quanto ho iniziato. Ok. Ancora tu. Non posso dire che sia una sorpresa. Sembra che quelli come te vogliano solo distruggere tutto ciò che il nostro governo ha ottenuto. Non c'è niente che mi impedisca di ucciderti stavolta. Facciamola finita. Sì, Fabio, ti ho già risposto. Potrebbe uscire qualcosa. Spero che adesso hai sentito comunque, Fabian. Chi lo sa? Non voglio combattere. Ma comunque lo ucciderei, mi dà comunque il giubbotto. Sì. Non sono d'accordo. L'enclave è al massimo del suo potere. Ma non mi sembra. Una volta che questo edificio sarà operativo, le masse accorreranno dall'enclave per ottenere acqua non contaminata, protezione e un futuro. Gli americani sono ciò per cui lottiamo. Il futuro deve essere sicuro. Non lascerò che tu ti intrometta. Va bene. Sì, dai. E cosa dovrei fare? Darti tutto ciò che ho contribuito a costruire? Lasciare che tu distrugga tutto? Lo convinciamo, poi gli sparo stesso. Vattene via, non è troppo tardi. E tu? Tu mi lasceresti semplicemente andare via? Come faccio ad assicurarmi che tu non mi spari non appena farlo. Ti volto le spalle? Non puoi farlo. Credo che non importi più molto. Effettivamente. Molto bene. Ti lascerò al tuo destino. Immagino che non dovrebbe sorprendermi il fatto che l'hai lasciato. Ma stai calmo. Ti conviene sperare. Ora. Fatto, Lions, non rompere i coglioni. Ok. Gatling mio. Fatto solo per l'esperienza. Mmm.
Io ti avrei fatto perdere. Effettivamente sì. Sarebbe avuto senso se avessi perso Karma in questo caso. Prendi. Ripariamo il laser Gatling. Bene. Sta aumentando la pressione nei serbatoi di conservazione. Bisogna farla sfogare, altrimenti potrebbe esplodere l'intero edificio. Per liberare la pressione dovrai accendere il purificatore. Mi hai capito? Deve essere acceso, ora! Se è giusto questo il mio, temo che all'interno della stanza ci siano livelli reali di radiazione. Mi spiace. Sì, sì, tanto col DLC è tutta una stronzata questo dialogo, dai. Beh, per fortuna che era una festa. Uno di noi dovrà andare là dentro e accendere quell'affare. E chiunque lo farà, non tornerà indietro. Certo. Non è esattamente il modo in cui immaginavo di andarmene, sai? Cosa facciamo? Fox può attivare il purificatore. Sai così che vuoi farlo? Ok. Ma fai presto. Fox... Beh, un terribile presagio. Puoi andare, Fox, il codice è 261. Ah, certo. L'immunità alle radiazioni mi permette di sopravvivere più facilmente là. Direi che il tuo destino si trova in quella camera. Ma tu hai già modificato il mio. Restituirti il favore è il minimo che possa fare. Tra l'altro, se tu non hai il DLC, avvia il ciclo del compartimento stagno e facciamola finita. Se non avvia il DLC, dice no, no, tu devi andarci tu. Sì, sì, diceva no, non puoi andare, non posso. Se non hai il DLC. Poi si perde completamente il senso del finale di Fallout 3. Grazie al DLC. Ovvero il sacrificio, come il padre si è sacrificato per il bene dell'umanità. Tu no. Non muori. Se sei ancora lì, il purificatore deve... Vai, Fox. Ora. Non ti resta molto tempo. Vai, vai. Vai. Premendo troppi tasti, Fox. Erano tre tasti più un invio. Va bene. Che cazzo fai? Che cazzo fai? È impazzito. È completamente rovinato l'atmosfera, Fox. Che dai calci? E fu così che il vagabondo solitario si allontanò dal Vault 101, con l'intento di scoprire la fine che aveva fatto suo padre. Un padre che aveva messo in pericolo l'intera umanità, pur di salvare il suo unico figlio. La zona contaminata della capitale si rivelò un posto crudele e inospitale, ma il vagabondo solitario non si arrese alle immoralità che si erano impossessate di così tante anime. I valori che aveva imparato dal padre, altruismo, compassione, onore, guidarono quest'anima nobile e lo aiutarono ad affrontare innumerevoli sfide e trionfi. No, no, qua non è come New Vegas. Questa è proprio una cutscene. In New Vegas invece c'è il narratore. E qui ci sono le slideshow che cambiano. Vabbè, non dice... Alla fine ha imparato la cosa più grande. La cosa più importante è il sacrificio, e invece... Per fortuna, quando il malvagio presidente lo scelse come suo strumento di devastazione, il vagabondo rifiutò. L'umanità, nonostante fosse piena di difetti, fu salvata. Le acque della vita finalmente scorrevano, libere e pure per tutti, indistintamente. La zona contaminata della capitale era finalmente stata salvata.
Così termina la storia del vagabondo solitario, che varcò l'imponente soglia del Volt 101 e diventò una leggenda. La storia dell'umanità non arriverà mai a una fine, perché la lotta per la sopravvivenza è una guerra senza fine. La guerra. La guerra non cambia mai. Cioè, comunque, secondo me il significato della guerra non cambia mai è l'uomo non cambia mai. Cioè, il significato è quello alla fine. Perché finché c'è l'uomo, lo dice anche qui, finché c'è l'uomo, non cambierà nulla. So che è molto pessimista come modo di vederla, però è così. Dopo tutto questo, rimanere in quello stato. Due settimane dopo. Questo qui è palese l'inizio di New Vegas, questo invece. Attenzione, con cautela. Vai piano, va tutto bene. Sei al sicuro ora, sei nella cittadella. Pensavo che non ti saresti mai svegliato, anche se mi hanno sempre assicurato del contrario. Sono venuto qua giù ogni giorno per vedere te e mia figlia. Mi fa piacere che almeno una di voi si sia ripresa. Sara sta male? Sì, sì, sta bene. O starà bene. Apprezzo la tua preoccupazione per lei, ma non preoccuparti. Ne hai già passate molte. Che succede? Va tutto bene. Sei al sicuro ora. Sei alla cittadella. C'è stato un sovraccarico di energia all'avvio del purificatore. Tu e Sara avete perso i sensi. Ora siete in infermeria. Va bene. Vi abbiamo tenuto gli occhi addosso per giorni. Sono felice che ne sia valsa la pena. E il purificatore è attivo? È successo. Il bacino della marea è pieno di acqua fresca e pulita. Stiamo facendo in modo che venga distribuita a più persone possibili nella zona contaminata. Certo. Infatti spero che smetteremo presto di chiamarla la zona contaminata. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza te e tuo padre. Non so se sapremo mai ricompensarti. Abbiamo sconfitto l'enclave? Sì, direi proprio di sì. Con il tuo aiuto nel distruggere le loro sedi e la loro sconfitta al purificatore, l'enclave è nel caos. Liberty Prime ha aiutato i nostri uomini a distruggere le forze dell'enclave rimaste. Ok, quanto tempo è passato? Circa 2 settimane. Non preoccuparti, ci siamo occupati noi di te. Va bene, cosa accadrà ora? Beh, questo tocca a te, no? La confraternita ha un piano preciso. I resti dell'enclave devono essere fatti sparire. I Pride hanno lavorato per questo fin da quando abbiamo ripreso il purificatore. L'unica domanda è: possiamo contare su di te? Mi sono appena svegliato, però sì, va bene, posso aiutare? In realtà ci serve qualsiasi corpo utile. Perciò salterò le procedure di reclutamento standard e ti proclamerò cavaliere della confraternita d'acciaio. Vabbè, ma ero prima già un Pride, di fare altro, parla con lo scriba Rothschild. Sarà felice di rivederti. Ti aggiornerà sui dettagli delle ultime settimane e sui nostri obiettivi attuali. Capisco che ne hai passate molte, ma prima gli parli e prima riusciremo a mettere fine a tutto questo. Ok. Livello 25, ottimo. Sì, fra poco finiamo, anzi, appena finiamo il discorso, il dialogo con questo, chiudiamo, direi. Dov'è Sara? L'ha appena chiesto. È qui. Non risponde, ma è stabile. Vedere ciò che hai recuperato mi dà speranza. Non è una domanda sensata, ma facciamogliela. I rinnegati sono il risultato di un grande errore. Ma è un errore di cui sono fiero, nonostante tutto. Quando sono venuto qui, ho capito per la prima volta che la tecnologia della confraternita può davvero salvare i sopravvissuti della zona contaminata.
Ho scelto di aiutarli anche se significava mettere a rischio la confraternita. Alcuni mi chiamano eroe, altri traditore. I dissidenti si sono ribellati e si sono chiamati rinnegati per sfregio nei miei confronti. È gente determinata, ma senza compassione. Cosa pensano dei rinnegati soldati che sono rimasti? Anche ora, un anno dopo lo scisma, la ferita è ancora aperta. Alcuni dei miei soldati sono adirati perché lo vedono come un insulto a me. La loro lealtà li rende più arrabbiati di quanto lo sia mai stato io. Altri capiscono la loro decisione. A volte li sento chiedersi se non avrebbero fatto meglio a unirsi a loro. Non li biasimo, ma rimango coerente con la mia decisione e rispetto la loro. Ci sta. Pensavo che proteggere l'umanità rientrasse nel giuramento della confraternita. Solo in senso lato. Il giuramento della confraternita è di proteggere il progresso dell'umanità, non ogni umano. I rinnegati e alcuni membri della confraternita sparsi per il territorio considerano uno spreco di risorse proteggere la gente. Dicono che tutti sanno come produrre un altro essere umano, ma il segreto per la costruzione di un fucile al plasma P-94 deve essere preservato. Sì. Te ne valsa la pena? Abbiamo fatto bene a proteggere la gente come te dai supermutanti, perdendo uomini e risorse? Dimmelo tu. Credo che la squadra di mia figlia abbia contribuito a salvarti la vita. Molte nuove sono persone che abbiamo salvato negli anni. Abbiamo salvato molte vite e reso la zona contaminata della capitale un luogo dove la gente potesse vivere. Sì. Ne è valsa la pena. Vabbè, non c'è bisogno di spiegazioni, sì, secondo me. Parliamo di altro. Parliamo dei supermutanti. Oh, hai saputo qualcosa? Sì, so che stanno al Vault. Vault 87? Dove hanno trovato il Gek? Non siamo mai riusciti a oltrepassare le radiazioni che circondano. Beh, anche se ci foste riusciti, questa informazione non si poteva entrare. È preziosa. Ottimo lavoro. Tutto karma, va bene. Parlami dei suoi mutanti. Ehi, sembri aver imparato più tu nell'ultima settimana di quanto non abbia fatto io negli ultimi 20 anni. Dovresti farti un paio di domande, Lions. Che mi sai dire della lotta contro l'enclave? Come sai, avevo le mie riserve circa l'enclave. Non ci hanno attaccato direttamente e io pensavo che avessimo tempo. Bisognava essere cauti. Se lo dico una cosa. Il loro attacco al purificatore ci ha forzato la mano. Non avevamo scelta se non rispondere. E una volta iniziata la battaglia, non potevamo che andare fino in fondo. Se non ci consideravano una minaccia prima, ora lo fanno. Dal nostro ultimo discorso abbiamo passato il tempo a localizzare e distruggere ogni bastione della resistenza dell'enclave. Liberty Prime ha ottenuto molti più successi di quanto potessimo sperare. Sì. Si vede che le frasi registrate per il DLC hanno un volume più alto rispetto alle frasi registrate per il gioco base. Si sente proprio la differenza. La confraternita ha preso controllo sul purificatore e gestisce la distribuzione dell'acqua alla gente della zona contaminata. Se vai là, parla con lo scriba Bixley. Eccolo. È a capo delle operazioni nella zona. Migliore NPC di Fallout 3, assolutamente. Sii molto prudente. Non vorrei perderti ancora. Allora. Allora, mettiamo tutto quanto arrotondiamo questi. Poi abbiamo già la bambola d'eloquenza, quindi possiamo mettere anche 100 di eloquenza. Per il resto direi che potremmo aumentare. Allora, fruttivo, aspettiamo di prendere un libro delle spie cinesi. Armi leggere, dobbiamo prendere ancora la bambolina, giusto?
Non mi ricordo, comunque, vediamo. A questo punto io direi di aumentare le armi pesanti, così migliora il laser Gatling, no? No? Il Gatling può essere utile. Anche il mitragliatore cannonato tanti e il Fatman. Allora, continua. Vediamo che cosa abbiamo di nuovo. Nessuna debolezza, equilibrio carmico, ma niente di che in realtà. Specialità, risente alle medicine, sono le stesse dell'altra volta. Cannibale, qui e ora. Creatura notturna, scroccone. Meditazione imparziale. Le cose buone le abbiamo già prese in realtà. Le cose buone le abbiamo già prese. Tra queste qua, io direi... Boh, si potrebbe prendere esploratore, però poi la mappa diventa un casino. Vabbè che comunque vorrei esplorare tutto, ma... esploratore non è che serva così tanto, in realtà. Mago del computer? Non penso mi serva. Specialità? No. Non penso serva. Dovremmo comunque arrivarci tutto quanto al 100, ma anche se non ci arriviamo non importa. Non utilizziamo le cose, le mine, va bene. Le droghe non le usiamo. 25% danno in più ai robot? Potrebbe essere utile. Questo potrebbe essere utile. Corsa silenziosa. Cannibale. Qui e ora aumenta di un livello, ma anche no. Furia Nerd. L'abilità Furia Nerd, bonus 10% alla forza e il 50% più di resistenza con un altro livello salute è stato al 20%. Questa silenziosa non è malaccio. Però... aspetta, come sono messo io effettivamente a furtivo? 98. E questo qui mi darebbe 10 punti di furtivo. Sì, o robotico o corsa silenziosa. Uno dei due. Perché gli altri, o entomologo c'era se non sbaglio, che mi dava 50% più di danno agli insetti. Però sì, direi, o... chimico quantico. Nuca-Cola Quantum, 10 Nuca-Cola nella Quantum non mi serve. Sono scarsi gli insetti, quello è anche vero, però considera anche che faresti 50% di danno in più anche agli scorpioni. Esperto di robotica ci può stare. Corsa silenziosa in realtà non è che utilizzo molto il furtivo. Esperto di robotica ci può stare. Viene molto comodo contro le sentinelle, il robot sentinella. Direi questo. Ok. Un altro giorno glorioso in questo esercito dell'uomo. Va bene. Lions non è cosciente. Qui ho già sputato tutto. Vai subito a parlare. Bene. Allora, prima di continuare, io direi, perché queste qui sono le missioni del DLC Broken Steel. Broken Steel lo iniziamo la prossima volta, che sarà sabato, sì. Quindi ok. La prossima volta cominciamo Broken Steel e facciamo la main quest di Broken Steel, perché non ha senso interromperla, secondo me. Facciamo Broken Steel e poi continuiamo con le cose secondarie di Fall 3. Direi che ha molto più senso continuare così, secondo me. Detto questo, vediamo se riusciamo a fare un solito raid, se no anche potremmo anche andarci direttamente a dormire senza ridare nessuno, ma vediamo cosa c'è. Volendo, per variare un po', potremmo raidare i ragazzi. Si sta Camel, però Camel lo raidiamo sempre. Potremmo raidare i ragazzi di Fallout Miami. Se voi siete interessati a vedere del live stream di sviluppo di mentre stanno sviluppando Fallout Miami, che è un'altra mod per Fallout 4, se siete interessati a guardare, si potrebbe anche raidare quelli. Direi di raidare Fallout Miami a questo punto. Per variare un po'. Bene. Il control tower ci sta meglio, well played, devo dire. Allora, avvia raid.
Perfetto. Partito? È partito? Sì, sta partendo, ok. Lo vedo dal telefono, ma non lo vedo dal computer. Perfetto. Grazie per essere rimasti fino alla fine. Io vi saluto e vi rimando alla prossima live. La programmazione la trovate su Discord, su Twitch, anche su Twitch in realtà. Su Telegram ovunque, anche su YouTube. In settimana ci vedremo anche con un video su YouTube. Vedremo quando, perché non so ancora il giorno esatto. Noi ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti quanti. Goodbye, buonanotte. But the cry, and nobody's crying but me. Friends all over, no, I'm dry to forget about how much I care for you.